Grazie Presidente. Sarò molto breve perché insomma, questa è una delibera importante soprattutto per i cittadini del territorio comunemente denominato come la Rustica. Cittadini che sono ormai veramente decenni e che si battono per questo riconoscimento dal basso, cercando di avere un incontro con le varie parti politiche ed avere supporto finalmente per avere risposta nell'accorpamento di quella che è il territorio comunemente denominato con tale nome. E, mi fa molto piacere insomma, riscontrare che sin dall'inizio c'è stato un percorso unanime di coesione che è partito dai municipi, per cui Quarto, Quinto e Sesto Municipio hanno presentato degli atti di indirizzo a maggioranza richiedendo appunto all'Assemblea Capitolina di arrivare a questo risultato. Dopodiché ovviamente loro, i comitati, le realtà territoriali, i cittadini si sono presentati in Assemblea Capitolina appunto chiedendo di darci risposta a una problematica ormai annosa che è la suddivisione un po' delle zone urbanistiche toponomastiche che poi vanno ad insistere sulla vita quotidiana, sui servizi dei cittadini, in particolare di questo territorio. E io avevo affiancato anche un'altra delibera che purtroppo non faremo in tempo a portare, ma che dava mandato generale di revisionare tutte le zone toponomastiche urbanistiche, perché è evidente che queste, che risalgono tutte agli anni 66, insomma, sono assolutamente obsolete e vista l'espansione attuale della città si richiederebbe un necessario aggiornamento sia di quelli che sono i confini toponomastici urbanistici e delle zone urbanistiche e anche i confini territoriali dei municipi. Però questo è un lavoro molto complesso, insomma, ne abbiamo parlato anche con gli uffici, che richiederà anni, per cui nell'immediato bisognava comunque dare una risposta a dei cittadini di un territorio che stavano soffrendo per una divisione forte a livello di servizi, perché questo territorio di fatto è suddiviso fra tre municipi. E quindi gli stessi servizi sono distaccati fra di loro e mettono a grave disagio portano un livello di complicazione tale ai cittadini, per il quale insomma veramente ci hanno pregato di cuore per anni di arrivare a questo risultato. Io veramente ringrazio anche i colleghi delle opposizioni che insomma ci hanno sostenuto in questo percorso, è stato fondamentale anche il loro contributo oggi per arrivare a questo obiettivo e sono felice veramente che ci sia questo supporto unanime. Quindi tengo solo a ringraziare i cittadini in primis che si sono mossi, i livelli territoriali, i municipi che hanno fatto un lavoro straordinario e soprattutto tutta l'Assemblea Capitolina che ha permesso questo risultato riconoscendo questa necessità nell'immediato a livello trasversale. Grazie.